Assicurare un'adeguata formazione affinché i giovani comprendano l'importanza dell'impegno politico come dovere verso se stessi e verso la comunità. Dovere che si traduce in partecipazione attiva alla vita politica, economica e sociale del Paese. Su queste basi il Movimento Nazionale per la Sovranità lancia da Vibo Valencia la sua prima scuola di formazione politica verso il domani, sulle tracce di una prassi cara ai partiti tradizionali, ormai quasi del tutto caduta in disuso, di quando la futura classe dirigente passava dalle sedi dei movimenti, dalle università e dalle piazze e prima dell'avvento di primarie e consultazioni online. Obiettivo dichiarato: far riavvicinare i giovani delusi dalla politica, ma soprattutto far avvicinare chi alla politica non si è mai interessato, credendola lontana dai bisogni reali delle persone. Un ciclo di seminari con cadenza di 2 incontri al mese, i cui relatori sono stati selezionati fra politici e intellettuali di grido, tra questi il filosofo Diego Fusaro. A tenerla a battesimo, in un'affollata prima lezione, il leader dei sovranisti, già ministro di AN e sindaco di Roma, Gianni Alemanno. Se noi non formiamo una classe dirigente non riusciremo ad avere una buona politica, una politica proiettata verso il futuro. Quindi noi investiamo sui giovani, sulla formazione, proprio per dare il segnale di una comprensione attenta ai problemi italiani. Il nostro Movimento Nazionale parte dai temi della sovranità, dell'unità e dell'identità nazionale. Sovranità nazionale vuol dire riprendersi in mano le chiavi di casa nostra. Basta immigrazione, basta soprusi da parte di Bruxelles, governare la globalizzazione per evitare di subire la colonizzazione dei prodotti cinesi, della finanza internazionale, eccetera. I diritti degli italiani in questi anni sono stati abbandonati, i governi deboli che non hanno percezione di interesse nazionale hanno tradito l'Italia sui tavoli europei e sui tavoli della globalizzazione. Stefano Mandarano per la CNews 24.